L'operatore della ditta Italspurghi, ormai avvezzo a questo tipo di operazioni, guarda sconsolato nel sottopasso di Piazza Libertà davanti alla stazione e fa partire il getto d'acqua ad alta pressione. Ed ecco la rimozione degli escrementi notturni dal sottopasso trasformato letteralmente in una latrina. Come vedete c'è la polizia locale in questo momento che sta eseguendo i controlli, mandando via le persone. Vengono fatti spostare i migranti da quello che resta dell'erba per consentire alla ditta Italspurghi di pulire, di mettere a posto. Li vedete con le coperte termiche, gli operatori della polizia locale li stanno spostando. C'è una questione anche di igiene, sicurezza pubblica, una questione sanitaria evidente. C'è esasperazione da parte dei residenti e da parte dei commercianti per soprattutto il fenomeno appunto della sporcizia, perché il sottopasso viene usato sostanzialmente come una latrina, e per chiaramente la situazione di decoro che non aiuta chi ha un bar, un esercizio commerciale questa zona. Purtroppo però la scena ogni notte nello stesso modo si ripete, e sostanzialmente Piazza Libertà diventa un dormitorio per 50-60 persone o forse più, a seconda di quella che è la giornata, a seconda di quello che è il flusso di migranti in arrivo. Questa è la situazione da Piazza Libertà, che ancora una volta si dimostra teatro di degrado, di una situazione umanitaria difficile collegata alla rotta balcanica, e lo sforzo di pulizia e decoro da una parte importante, dall'altra urgano soluzioni definitive.